In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e gioia a tutti. Ecco, siamo arrivati alla quarta domenica di Avvento. E oggi meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 1, dal versetto 26 a 38. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ecco, la quarta domenica di Avvento ci ripropone la meditazione sul Vangelo dell'Annunciazione. Il pezzo del Vangelo adombrato dallo Spirito Santo, il vero protagonista dell'Annunciazione, è proprio lo Spirito. È attraverso il suo potere che il Figlio di Dio si incarna nel grembo della Vergine Maria e nei nostri cuori. Per questo motivo, possiamo dire che Maria è la sposa dello Spirito Santo, che da quel momento in poi la sua vita è stata totalmente cambiata, vissuta nella potenza dello Spirito e sotto la provvidenza dell'Altissimo. Ecco, cari fratelli, si avvicina il Santo Natale. Siamo chiamati a, come Maria, sposarsi dello Spirito Santo, cioè permettere che la potenza dello Spirito Santo ci prepari per questo grande evento, la nascita del Messia, del nostro Salvatore, di Gesù che viene per liberarci dal potere delle tenebre. Quante volte siamo oppressi, quante volte siamo stanchi, quante volte anche meditare e preparare il Natale ha perso il senso perché non riusciamo a trovare la bellezza. Viviamo il Natale come una memoria, facciamo memoria di Gesù che nasce. Invece, con la potenza dello Spirito Santo, Gesù nasce ancora oggi nel tuo cuore per darti la pace, per darti la gioia, per riempire la tua vita di significato. Nessuna creatura prima di Maria ha ricevuto questo grande dono, cioè di essere totalmente piena dello Spirito Santo. Però dopo Maria, tutta la Chiesa è chiamata ad essere veramente piena di questa potenza che ci rivela Dio. È lo Spirito Santo che ci fa fare esperienza di questo Dio che si è incarnato, che si è fatto piccolo, che si è fatto uomo per te. Quindi impegniamoci oggi non solo a aspettare fisicamente, con l'adobo, con la festa, con i cenoni, alla presenza, alla nascita di Gesù, ma sperimentiamo come la Vergine Maria questa potenza divina che ci abita e ci prepara a Gesù che nasce per noi. Quindi preghiamo oggi, chiedendo alla Vergine Maria: Maria, intercedi per noi, perché così come hai fatto tu, possiamo anche noi essere aperti alla potenza dello Spirito Santo per meglio vivere questo Santo Natale. Ti auguro ogni bene, che la grazia del Signore invada il tuo cuore. Pace e gioia a tutti.